Sono Silvia Bertagna, ho 30 anni, vengo dalla Val Gardena, faccio sci freestyle e faccio parte del Citroën Unconventional Team. Siamo qui a Oberhergen nel Parco Unconventional. Il mio primo ricordo sugli sci è quando avevo 3 anni, mi hanno portato sulla pista al campetto davanti a casa e ho provato a scivolare un po'. Questa è, diciamo, la prima volta che associo gli sci con me. Ho scelto lo sci freestyle, ma diciamo che non l'ho proprio scelto io. Ho sempre sciato da quando sono piccola, e però non ho mai fatto sci alpino, gare di, diciamo, tra i pali. Con gli amici ho provato a fare un po' di salti a bordo pista, così mi è piaciuto molto e da lì è diventata la mia passione e anche il mio lavoro. Il mio sport mi ha dato tante soddisfazioni. Tutte le volte che in gara vai bene, vinci o comunque porti la tua prestazione nella gara, è una bellissima soddisfazione e ti ripaga tutto il lavoro, tutti gli allenamenti che fai. Però la più grande soddisfazione per me non è stata una vittoria in gara, però è stata quando per la prima volta ho avuto l'invito al Nine Queens, che è una gara dove invitano i migliori al mondo, e avere questo invito, quindi far parte dei migliori al mondo, per me è stata una cosa molto importante e che mi ha dato una grandissima soddisfazione. Ho sempre fatto gare di slopestyle. Da quest'anno però in Coppa del Mondo ci hanno aggiunto anche la disciplina del big air, dove al posto di fare tutto un percorso c'è un salto solo. E devo dire che forse anche per i risultati ottenuti, però mi sta piacendo molto questa disciplina. Di solito i salti in big air sono lunghi una ventina di metri, quindi salti 20 metri in lunghezza, e di altezza 4-5 metri, dipende poi da come sono costruiti, però di solito, diciamo, sono queste le misure. È molto bello perché ti devi concentrare su un salto solo, su una cosa sola, e se quella la fai bene sai che hai fatto una bella gara, una bella prestazione. Ecco, la mia stagione adesso, quella competitiva, è finita e è andata molto bene. Ho fatto dei bei risultati, sono riuscita a fare una vittoria subito a inizio stagione nel big air. Ho fatto 2 secondi piazzamenti nell'ultima gara in Norvegia e, diciamo, questi risultati mi hanno portato ad essere seconda in classifica generale, che sono molto soddisfatta di questo piazzamento. Il mio allenamento durante la stagione invernale consiste nel sciare più possibile, sempre e tutti i giorni quando si può. D'estate, o diciamo fuori stagione, è molto importante anche l'allenamento fisico, quindi attività in palestra, corsa, bicicletta, tutto quello che ti porta ad avere un fisico forte, potente, per poi avere meno problemi d'inverno. In più anche d'estate, quando riesco, quando posso, vado in ghiacciaio, certi anni anche in Nuova Zelanda o proprio in paesi dove, quando noi abbiamo estate, è inverno e ci permette di sciare.
quando non c'è la neve vado al mare. Mi piace molto il mare, mi piace proprio avere questa completa differenza tra sempre stare sulla neve, nel freddo, avere dei periodi di caldo, di relax, poter stare al mare. Mi piace molto anche fare surf. L'auto per me è molto importante perché mi permette di spostarmi da una gara all'altra, da un parco all'altro. Viaggio molto, soprattutto durante l'inverno, e il modo più semplice per farlo è in macchina. La cosa che mi rende unconventional, secondo me, è che essendo cresciuta in una valle di grandi campioni di sci alpino, io ho scelto di fare freestyle, una cosa completamente diversa da quello che tutti, diciamo, associano alla montagna, al mondo dello sci tradizionale.